Dall'11 al 15 settembre le notti di Firenze si tingeranno di jazz. Il Firenze Jazz Festival, con la nuova direzione artistica di Enrico Romero, ha radici ben salde nella tradizione, ma si proietta anche nel futuro. Nei giardini, nelle piazze, nei club e negli spazi urbani dell'Oltrarno si esibiranno più di 100 artisti nazionali e internazionali, tra giovani della Next Generation a stelle del jazz, per una 5 giorni tutta dedicata alle sperimentazioni della musica contemporanea. Abbiamo due serate che sono in collaborazione con Piazza della Passera, sono due serate dedicate al centenario della nascita di Art Blakey, uno dei più importanti batteristi della storia del jazz, e saranno fatte in nostra collaborazione con due programmi diversi sera per sera. Per quanto riguarda questo, poi ci saranno le collaborazioni con Musicus Concentus, ospitiamo un'anteprima di quella che sarà la rassegna di Jazz Supreme nel main stage in Piazza del Carmine, con il concerto di Mike Ribot con il suo gruppo di Songs of Resistance, e poi abbiamo altre collaborazioni con il Festival di Torino Jazz and Found, che è uno dei festival che occhieggia più alle nuove tendenze, a cavallo fra il jazz, l'elettronica, la dance, eccetera, molto attento a tutta una serie di nomi nuovi sulla scena, con cui facciamo in collaborazione uno dei tre concerti che inaugurano il palco principale di Piazza del Carmine, un gruppo nuovo inglese che credo sia la prima volta che arriva in Italia, sono i King Cajus. E ancora abbiamo il Music Pool, che curerà i concerti e gli eventi all'interno della Sala Vanni, in cui ci saranno varie cose, tra cui un solo di Paolo Angeli, tratto dal suo ultimo album, dedicato spiritualmente ai Radiohead. Ovviamente non si tratta di cover, si tratta della sua reinterpretazione della musica dei Radiohead, inserita in contesti molto particolari, personali e diversi. Mi sto dimenticando qualcuno? Sì, Edimburgo Jazz and Blues Festival, che curerà i due degli eventi della serata iniziale in Piazza del Carmine, con due nuovissimi gruppi molto giovani ma che già stanno facendosi un bel nome sulla scena del nuovo jazz inglese, ovvero sia gli Strata e gli Aku. Grazie al Firenze Jazz Festival, circoli locali e cocktail bar si trasformeranno in temporanei jazz club per 5 giorni intensi di grande musica, alla riscoperta di luoghi, piazze e zone speciali di Firenze, con jam session che dureranno anche tutta la notte, in un'estate fiorentina che sembra davvero senza fine. È un festival che ha una dimensione diffusa, come tante delle puntate dell'estate fiorentina. Io mi sono concentrato nei miei 5 anni di direzione artistica della rassegna proprio sul fatto di rendere il festival una stagione semestrale diffusa che potesse abbracciare tutta la città con iniziative culturali di vario tipo. Quando abbiamo inventato questa manifestazione nella sua fisionomia, nella sua idea di manifestazione diffusa, abbiamo pensato proprio a questo, cioè aprire dei luoghi tutti in Oltrarno. Questa è stata un po' La dedica fatta dagli organizzatori, che hanno fatto un lavoro straordinario in questi anni, la dedica a un pezzo di città che forse è più effervescente, un luogo più che si presta maggiormente a questo tipo di racconto musicale. Quindi io credo che sia confermata quella aspettativa iniziale di creare qualcosa che sarebbe durato nel tempo e che negli anni si sarebbe consolidato come uno dei cardini dell'estate fiorentina.